Dunque, le erbe aromatiche, oltre che in cucina, sono anche ottime per i saponi, perché innanzitutto danno dei profumi inebrianti che poi le ritroviamo assolutamente all'interno del sapone. Quali sono le migliori? Le migliori, innanzitutto, la cetrina, la melissa, che hanno degli odori molto freschi, quindi ricordano molto il limone, gli agrumi, ma anche il timo o la maggiorana sono anche altre erbe aromatiche che possono essere utilizzati nel processo della saponificazione. Sono importanti, uno, perché sono comunque contengono delle sostanze emollienti che quindi fanno molto bene e aiutano e coadiuvano la funzione del sapone, ma oltretutto avendo degli antiossidanti naturali al loro interno hanno due benefici per il sapone. Uno, che evitano l'irrancidimento, ovvero il sapone dopo un po' di tempo che noi lo teniamo a casa, se non è un sapone di qualità, non ha comunque un odore gradevole e questo impedisce l'invecchiamento del sapone.